mettere l'assedio, l'Occidente si salva solo se capisce le vere sfide del nostro tempo, è pubblicato da Paesi Editore e il suo autore, Roberto Arditti, direttore editoriale di Formiche, è qui con noi per consentirci di fare una riflessione su alcuni degli spunti che sono poi tradizionalmente anche oggetto della nostra attenzione con Agenzia Radicale e Quaderni Radicali. Io vorrei partire, se sei d'accordo, da uno spunto che mi veniva avendo ascoltato una tua presentazione alla Johns Hopkins, nella quale hai in qualche misura raccolto la chiave di lettura di una costruzione dell'Europa che va sottratta alla realtà e al confine etnico-geografico, e mi ha richiamato questa alla mente una frase che Ugo La Malfa aveva citato e definito, e cioè come la libertà dell'Occidente, per richiamare appunto l'asse portante del lavoro in termini culturali, si difende sotto le mura di Gerusalemme. Faccio questo riferimento perché poi anni dopo lo stesso Pannella, nell'idea di portare Israele nella comunità europea, esprimeva una visione di quell'Occidente collettivo che molto spesso è estranea anche al meccanismo che accompagna la nostra vicenda. Ecco, vorrei proprio partire da qui perché il carattere del confine, dell'Europa collettiva è un qualcosa dell'Europa e dell'Occidente collettivo, è qualcosa che deve essere messo a fuoco partendo anche dal carattere, anche, come possiamo definire, traballante, forse confuso, con cui da parte occidentale mancano anche gli strumenti di base per tentare di salvarsi. E tu fai un lavoro descrittivo abbastanza preciso perché hai fornito a chi ha voglia, secondo me potrebbe avere interesse a leggere il libro, quelli che sono gli aspetti dell'articolato quadro che vede una volontà di attaccare quello che i paesi di matrice sostanzialmente autoritaria, questa è un'altra frase che mi è molto piaciuta dei tuoi interventi, cioè quella relativa al fatto che le elezioni o sono contendibili o non sono elezioni. Potrebbe accadere lo stesso anche per il Venezuela che in queste ore ci accompagna come notizia, ma passo la palla a te per poi inserirmi con qualche incursione su quello che tu puoi raffigurare proprio su questo allarme, più che allarme, su questo allertamento che a tuttora non trova basi né sul piano dei soggetti politici né sul piano delle istituzioni che dovrebbero rappresentare quello che è la filigrana dell'Occidente collettivo. Ma intanto grazie, mi fa molto piacere questa conversazione. Sì, il senso di questo libro è proprio è quello, ed è declinato in questo libro raccontando una serie di storie. Cioè, io credo che per dare sostanza a questo discorso c'è più bisogno di pratica, o meglio di esempi pratici, che di teoria. Quindi io non credo che si debba fare questo ragionamento una certa forma di assedio che riguarda l'Occidente e più in generale le democrazie, cioè quelle realtà nelle quali si fanno delle elezioni il cui risultato non è già noto prima di svolgerle, e anche aggiungerei quelle nazioni nelle quali si fanno delle elezioni non solo che hanno un risultato non predeterminato, ma che vedono una reale alternanza tra gruppi politici nel vincere le medesime elezioni, perché questo distingue in modo pressoché definitivo i sistemi a democrazia che apprezziamo dagli altri nelle loro forme più diverse. Ora, credo quindi sia utile raccontare delle storie ed è quello che ho cercato di fare, perché il mondo in cui viviamo è un mondo nel quale queste minacce arrivano attraverso l'uso spregiudicato dei social network, esattamente come con l'uso spregiudicato e criminale, anche quello digitale è un uso criminale, dei flussi migratori, così come attraverso metodi più tradizionali, come quello di una corsa agli armamenti che riguarda la più parte dei paesi non democratici, che negli ultimi 10 anni hanno speso cifre colossali in armamenti.
in molti casi dotandosi di sistemi d'arma che sono palesemente, diciamo così, la base di partenza per delle attività ostili fuori, ma persino, con i flussi delle moderne sostanze stupefacenti, perché a mio avviso l'invasione che il mercato americano ha conosciuto negli ultimi anni e che si appresta a conoscere l'Europa degli oppioidi, il più famoso dei quali è il fentanyl, che negli Stati Uniti ha fatto più di 800.000 morti da quando esistono le statistiche sul fentanyl, quindi diciamo da 10 anni o poco più. Bene, tutti questi sono forme moderne di guerra, raffinate in molti casi, di cui secondo me c'è solo parziale consapevolezza e rientrano in strategie non casuali, pianificate, finanziate e condotte con metodi spietati. Perché se non cogliamo la forza della pianificazione di tutto questo, rischiamo di non comprendere che cosa accade intorno a noi. Ecco perché ha un qualche senso parlare di assedio. Permettimi di fare un'osservazione ragionando un po' anche per segmenti. Tu giustamente descrivi gli oppiacei come una delle forme di penetrazione, ma quello che mi sorprende è come e perché l'Occidente sia finito in questo vicolo cieco, quasi rinunciando anche alla propria consapevolezza. Tutto sommato, anche tu vieni da una cultura laica, repubblicana, io vengo da una Certo. cultura radicale, quindi questo carattere empirico, pragmatico ci ha sempre accompagnato senza mai rinunciare agli ideali che volevamo appunto e vogliamo Assolutamente, sostenere. anzi. Ma dentro questi aspetti si registra anche una sorta di decomposizione. Ecco, io ripenso a quegli anni 70 in cui ci siamo battuti con molta determinazione anche per la definizione del soggetto, cogliendolo nelle sue forme più articolate, quindi le battaglie per la liberazione della donna, le battaglie per il voto ai 18 anni, le battaglie per anche accompagnare la liberazione sessuale, hanno poi assunto in un Occidente che sembra chiuso in se stesso, nei propri, una dimensione che ci ha portato anche a quella che è una delle infezioni, mi permetto di chiamarla in questo verso, che è la cultura woke, che sembra accompagnare, respirare ed esprimersi un po' in tutti gli ambiti che ci accompagnano. Dunque, il fronte di coloro che attaccano l'Occidente su una premessa che appunto vuole essere quella di abbattere l'uniculturalismo per un multiculturalismo o un multipolarismo, la cui definizione in realtà porta a un asse soltanto di realtà antidemocratiche e antiliberali. E quindi in questo senso tu individui, hai fatto uno sforzo secondo me magnifico perché questo di riportare storie, abstract di storie che ricomposte definiscono il problema al quale dovremmo essere preparati anche in termini di percezione. Secondo te qual è il ritardo che quantomeno i soggetti politici, i soggetti istituzionali dell'Occidente collettivo ha accumulato per essere così? Non dico impotenti, ma inadeguato a questo livello di scontro. Dunque, fermo restando che io non sono a tutti gli effetti pessimista, cioè non credo che la situazione sia ingestibile o totalmente fuori controllo, però credo che si debba prendere atto di una caratteristica tipica di questa condizione nella quale ci troviamo, diciamo, da pochi decenni a questa parte, che io riassumerei così. Diciamo, dallo slancio di apertura dei mercati e di globalizzazione della fine del Novecento, ne è discesa una imponente redistribuzione della ricchezza su scala planetaria. Quando, diciamo così, le democrazie si confrontavano anche con la poderosa Unione Sovietica degli anni 60, degli anni della Guerra Fredda, la potenza di fuoco dell'economia, non solo in termini di libertà, ma anche proprio in termini di ricchezza, chiamiamola con il suo nome, tra dei paesi dell'Europa occidentale e quelli dell'Europa dell'Est, la differenza era imponente. La globalizzazione ha trasferito intere catene del valore lontano
dai luoghi nei quali quei prodotti venivano consumati. E questo non era mai accaduto nella storia. Cioè, nella ricca e ricchissima Londra o Parigi del XIX e dei primi tre quarti del XX secolo, si consumavano essenzialmente prodotti che erano generati nella nazione di cui Parigi o Londra erano la capitale. Da un certo momento in poi della storia, invece, la catena del valore si sposta altrove. Gli approvvigionamenti di energia si spostano altrove. Noi cominciamo a ragionare di questi giorni la novità che il governo italiano ha finalmente pubblicato attraverso l'ISPRA una lista di miniere, molte delle quali con materiali di terre rare importantissimi nell'economia moderna, che sono chiuse da molto tempo e che adesso il governo italiano vuole provare a riaprire. Bene, noi ci siamo raccontati per un sacco di anni che l'Italia era un paese privo di risorse naturali. Una assoluta fesseria, non è vero. Il punto è che abbiamo deciso di delegare a altre aree del mondo un sacco di cose, l'estrazione delle terre rare, poi le tecnologie per produrre le batterie, e poi il sostanziale dominio nella commercializzazione di gas, petrolio, litio, cobalto e una infinità di altri materiali che hanno portato fuori filiere della ricchezza, con il risultato che oggi, nonostante lo sforzo della comunità internazionale, se facciamo l'esempio della Russia, il gruppo di potere intorno al presidente Putin dispone di una leva economico-finanziaria derivante dal commercializzare più o meno il 20% del totale mondiale di gas e petrolio, che rende forse impossibile vincere come speravano la guerra in Ucraina, ma anche impossibile ributtare i russi fuori dall'Ucraina. Quello che voglio dire è che il trasferimento di ricchezza verso le autocrazie è stato talmente grande per cui oggi, insieme a alcuni grandi campioni, prendi BlackRock e qualche altro esempio, diciamo di parte americana o europea, i protagonisti della finanza internazionale in termini di investimento, sotto il profilo immobiliare, delle squadre di calcio, delle squadre di basket, dell'organizzazione dei grandi eventi, sono i fondi di investimento cinesi di varia natura, quelli del Medio Oriente, e si apprestano ad arrivare anche una serie di nuovi player da questo punto di vista. Penso alla nuova economia e alla finanza di nazioni come la Nigeria. Cioè, che cosa intendo dire? Intendo dire che oggi la ricchezza si è veramente redistribuita sul pianeta. Il PIL cinese lo si calcoli come si vuole, ma più o meno è già nei dintorni per dimensione del PIL degli Stati Uniti, non lo è pro capite naturalmente, perché la Cina ha 4 volte, 3 volte e mezza gli abitanti degli Stati Uniti, ma se lo consideriamo nel suo valore assoluto, è già pari o forse addirittura superiore al PIL americano. Quindi noi dobbiamo sapere che oggi come oggi, la dimensione, economica delle democrazie rappresenta un pezzetto del pianeta. Faccio un numero. Negli anni 50, gli Stati Uniti erano il 47-48% del PIL del mondo. Gli Stati Uniti più l'Europa erano circa 2/3 del PIL del mondo. Oggi Stati Uniti fa 16% del PIL del mondo e Stati Uniti più Europa è molto, ma molto, ma molto sotto il 50% del PIL del mondo. Allora, dobbiamo sapere che da questo punto di vista la sfida è diventata molto più complessa perché noi non possiamo più contare sul fatto che comunque la dimensione e la forza delle nostre economie diciamo, ci mette al riparo da molte cose. Non è così, lo sta vivendo anche Israele dal punto di vista militare e noi dobbiamo fare sempre un ragionamento che riguarda Israele, al netto di tutti gli amanti delle, diciamo, comprensibili della pace, che è naturalmente l'obiettivo di tutte le persone civili. Israele non è separabile la sua esistenza dalla sua capacità di reazione militare. Perché nel momento in cui viene meno la sua capacità di deterrenza o di reazione, Israele semplicemente cessa di esistere. Perché a quel punto, o per iniziativa della parte palestinese, o per i nuovi nemici della Turchia, o per iniziativa di Hezbollah sostenuto dall'Iran, o la Siria sostenuta in qualche altro modo, a un certo punto succederebbe qualcosa che in una nazione piccola geograficamente innanzitutto, e anche relativamente non
di grande dimensione dal punto di vista della popolazione, i giochi reali finirebbero nel giro di pochi anni. Quindi noi dobbiamo, per esempio, capire che il mondo moderno nel quale operiamo ha intorno alle questioni della difesa non un retaggio di antiche cose della storia che sono ormai dimenticate, perché siccome le ragioni dell'economia hanno bisogno della pace, allora quindi tutto il mondo vive nella pace. Non è vero, tanto perché non è così vero che l'economia ha bisogno della pace, ma c'è una parte, una quota parte dell'economia si alimenta anche con la guerra. Ma in secondo luogo, non è affatto vero che le ragioni di carattere economico hanno spazzato via le istanze politiche di leader di varie tipologie in giro per il mondo, che invece usano le guerre, soprattutto quelle fuori dai confini nazionali, come uno strumento anche di gestione del potere all'interno delle proprie nazioni. Per cui il presidente della Federazione Russa Putin continuerà a trovare delle esternalità con le quali misurarsi, perché questo gli consente una retorica nazionale che butta sempre il problema da un'altra parte, non a provare a vedere perché in Russia c'è 1 milione di persone che vive con standard di ricchezza mediamente superiori a quelli occidentali e gli altri 170 milioni di russi o 150 milioni di russi che vivono come se fossimo a 40 anni indietro nel tempo. Tutto questo si regge su una esternalizzazione del conflitto, per cui una volta il nemico è la Cecenia, una volta è il terrorismo internazionale, una volta bisogna conquistare la Crimea, una volta sono gli americani, poi ci sono gli ucraini e poi verrà qualcun altro. Permettimi di fare un'incursione, visto che tu l'hai accennato, ad uno degli aspetti che un po' hanno caratterizzato, voi sul piano personale, voi sul piano degli impegni culturali che abbiamo coltivato in età giovanile, al rapporto che descrive, secondo il metodo che tu hai, fissato anche di raccontare episodi che tenuti insieme descrivono un fondo, uno scenario entro cui si consumano gli eventi, alle quali manchiamo come attenzione. Basterebbe solo pensare che il termine di pacifismo è assolutamente inerente ad un approccio che è agli antipodi di quello che è la cultura della non violenza. Noi l'avevamo emblematicamente consumata nella descrizione: i pacifisti chiedono la pace, i non violenti costruiscono la pace. E in questa chiave sapevamo che era anche quello di andare ad accogliere il conflitto e portarlo sul piano del diritto. Era questo il progetto che consumava una visione che in qualche modo invece è stata accantonata. Non parlo della vicenda italiana sopraffatta da scenari ideologici di natura marxista-leninista, di natura clericale, che anche in qualche misura hanno occupato la scena dal dopoguerra in poi. Dico anche che oggi questa dinamica si è allargata. In riferimento poi agli aspetti economici, è evidente che noi abbiamo, per esempio, provveduto a costruire le città fabbriche della Cina, pensando di scaricare lì molti degli aspetti che sono tipiche della nostra azione. Abbiamo provveduto a creare anche condizioni per cui abbiamo assecondato l'allargamento legittimo e importante da un punto di vista economico, che però non aveva una vocazione pacifica. E qui colgo un piccolo segmento: la Cina. La Cina è sicuramente una condizione forte, ma anche attraversata da problemi di non poco conto, circondata al suo esterno dai problemi che riguardano il Mar della Cina, le Filippine, il Vietnam, in parte anche l'India in tempi recenti, il Giappone, e quindi gioca questa partita in chiave di allargamento non pacifico, alla quale noi non sappiamo rispondere, avendo chiaro che proprio una cultura della non violenza che costruisce la pace va a mordere quelli che sono gli aspetti strutturali su cui la pace può reggere, e non un'azione di cedimento che in realtà favorisce questo allargamento non pacifico. Ecco, questo vulnus, secondo te, e tu lo leggi in chiave ottimistica, se mi permetti anch'io ricorro a questa visione ottimistica per inevitabili esigenze anche esistenziali, direi a questo punto. Però dico anche di più, sul piano sostanziale, dove si intravedono gli agganci entro cui si riesce a fotografare, scusa, siamo anche in una realtà in cui si elegge un deputato europeo che dice: fuori l'Italia dalla NATO, cioè si consentono di dire delle sciocchezze clamorose che hanno una portata di subcultura che soltanto un sistema informativo diventato un'industria culturale che sono anche un dato di potere che alimenta l'ignoranza, che in qualche Sì, modo certo. ed è il vero vulnus entro cui ci troviamo. Allora,
domando a te, abituata a operare in termini empirici, quali sono i segmenti, non dico di ottimismo, ma ai quali possiamo ancorare una speranza che sia la costruzione della pace e non l'invocazione della pace per assecondare l'aggressore? Ma intanto a me che piace ragionare in termini di numeri e di questioni economiche, vale la pena ricordare che il costo da sopportare per la deterrenza militare è infinitamente più basso del costo che si dovrebbe sopportare in caso di guerra. Quindi, rigorosamente in termini di bilancio pubblico, la deterrenza conviene rispetto alla guerra perché costa meno. Nel senso che se poi decidi di non prepararti in modo adeguato e di non convincere il potenziale avversario che non gli conviene fare mosse azzardate, quando poi ti trovi dentro un conflitto, e la storia è piena di conflitti, quindi inutile che ci dipingiamo una dimensione della storia priva di conflitti, se no perché abbiamo dato in mano ai bambini e alle elementari per tutta una vita o per molte vite, per dei manuali che sono più o meno una sequenza di atti di guerra. E ci sarà un motivo, no? Perché vorrà dire che non credo che tutto questo dipenda unicamente dalla passione per le vicende militari di tutti gli estensori dei libri di storia, ma perché, che ci piaccia o no, molte delle vicende importanti della storia sono transitate da questioni di carattere bellico o da scontri o da guerre, ognuno le chiama un po' come vuole. E allora una delle ragioni di ottimismo, per esempio, viene dal fatto che l'Europa ha discusso per alcuni decenni invano di cominciare ad aprirsi a un'ipotesi di emissione di titoli di debito pubblico europei, non è mai riuscita a decidere di farlo, anche dopo aver introdotto la moneta unica. Quando poi è arrivata la pandemia, per lanciare il piano di recovery europeo, ha fatto i bond europei. Cioè, una delle ragioni di ottimismo sta, secondo me, nel fatto che le democrazie hanno bisogno dell'emergenza per reagire davvero, però poi hanno ancora la capacità di farlo, e di farlo in un modo che si porta dietro anche una fetta di consenso significativo, perché restiamo ancorati e fiduciosi in una idea dell'articolazione del potere per cui la volontà dei cittadini qualcosa conta, perché se decidiamo di accedere all'idea che chi è al potere decide per conto suo, allora vabbè, abbiamo abbandonato ogni idea, ma siccome non ci piace ragionare così, quindi le democrazie hanno una loro capacità, hanno dimostrato di avere, l'Europa ha dimostrato di avere una sua capacità di reazione, si è fatta scappare la Gran Bretagna nel frattempo, che è secondo me un danno più grave per l'Europa che per gli UK in quanto tale, o meglio, è un danno anche per gli inglesi, ma è un danno enorme per l'Europa. Era l'unica nazione che stava fuori dal perimetro continentale, e è l'unica nazione madrelingua inglese, insieme all'Irlanda, cioè madre della lingua più usata del mondo, è l'unica nazione che, insieme alla Francia, detiene un arsenale nucleare, per cui facendola uscire dall'Unione Europea, noi abbiamo sostanzialmente anche dimezzato la nostra capacità di deterrenza nucleare. E quel voto di Brexit, che tutta l'Inghilterra profonda ha votato, meno Londra, è anche un grido di dolore verso una Bruxelles, diciamo così, delle regole, regolette, del tappo di plastica delle bottiglie e di tutti i chilometri di regolamenti che Giulio Tremonti ogni tanto ci ricorda. Quell'Europa delle regole e delle regolette che è anche un po' un tradimento del grande sogno e del grande disegno europeo. Nel senso che l'Europa, quella che è sempre piaciuta anche ai nostri riferimenti, non è mai stata un ulteriore livello di regolamentazione della vita dei cittadini, ma neanche per idea. Nel sogno e nel disegno politico dei grandi europeisti, anche italiani, l'Europa era il luogo nel quale le nazioni dell'Europa, dopo essersi combattute per secoli, trovavano un alto livello di consultazione e di coordinamento politico-economico, non un livello ulteriore dopo i comuni, le province, le regioni, lo Stato, un altro livello di produzione di norme regolatorie. Non era quello il sogno europeo
di Altiero Spinelli e potremmo andare avanti a lungo con i nomi. Non era quello manco per niente. E allora quello che io dico è che quella dimensione lì deve essere recuperata. Deve essere recuperata, penso alla grande delusione di un europeista convinto come Alcide De Gasperi, che perde la sua battaglia sulla comunità di difesa, che invece adesso sta tornando clamorosamente di attualità. E siccome io penso che quando Trump o chi per lui alla Casa Bianca dice agli europei vi dovete arrangiare, siccome io penso che ha ragione, cioè penso che i costi della difesa sul fronte est dell'Europa e sul fronte sud, cioè il Mediterraneo, l'Europa se li deve pagare da sola. Ragione per la quale, e ho concluso, io credo che molto presto ci renderemo conto che il 2% non è l'obiettivo, ma è la soglia minima di spesa sul fronte difesa, intelligence e sicurezza, e che presto avremo bisogno di ben più del 2%. Concludiamo, e se mi permetti, sempre nella esigenza di rompere l'assedio di cui abbiamo descritto poco, ma che esiste nell'asse che potremmo chiamare cinese e russo, al di là delle dialettiche anche polemiche tra Cina e Russia che non sono state mai approfondite adeguatamente, della Corea del Nord, dell'Iran, cioè di tutto quell'insieme di quello che mi in qualche misura mi suscitava un motivo di attenzione era questo, e di queste ore la dichiarazione di Erdogan che appunto ha detto Israele potremmo attaccarla e invaderla. E la cosa mi veniva ulteriormente alla mente perché non so se tu ricorderai, ma un bel po' di anni fa furono i radicali, quando ancora esistevano come soggetto politico, oggi esistono dei segmenti culturali espressi attraverso vari strumenti. Bene, furono quelli che organizzarono a Bruxelles la iniziativa dell'ingresso della Turchia in Europa. Sai chi era il capo della Turchia? Era Erdogan, il quale Erdogan, essendo un uomo di affari in buona sostanza, era anche quello che teneva questo ingresso della Turchia in Europa. E quello che colpì ulteriormente è che l'aver abbandonato questo elemento di attenzione, che avrebbe avuto molti valori per l'Europa che apriva un varco verso il Caucaso, avremmo avuto un'Europa che contemporaneamente poteva intervenire anche nelle dialettiche interne turche, avremmo avuto un'Europa che casomai aveva una visione meno asfittica e meno allora legata all'asse franco-tedesco, che in qualche misura oggi è sostanzialmente incrinato, ma che era il vero oppositore di questa situazione. Cioè, se non facciamo i conti su questi ritardi, tu credi che sia possibile organizzare un fronte di tenuta che sia adeguato alla forza d'urto che ci viene consegnata? Perché è evidente che noi abbiamo anche un sistema informativo nella realtà occidentale, che per vizi suoi interni, anche per corrosione anche delle sue capacità di tenuta e per la invasività nel sistema informativo e culturale dei mezzi economici. Ti faccio un solo esempio. Noi abbiamo documentato con agenzia i soldi che il Qatar ha dato alle università americane in tempi recenti, anche i finanziamenti che sono arrivati a Venezia. Mi pare che anche tu ne hai fatto accenno in una serie di interviste. Sì. Cioè, questo fatto sembra essere accantonato anche dal nostro sistema informativo. Attenzionarlo non significa criminalizzarlo, significa avere coscienza della intelligenza delle cose. E qui ti domando in conclusione, questo ritardo come lo colmiamo da un punto di vista culturale, considerando il contesto del quadro informativo che io mi permetto di affermare essere abbastanza corroso e indebolito nei suoi valori culturali e politici nelle democrazie, chiamiamole liberali? Beh, è un tema gigantesco e riguarda non solo il sistema dei media, diciamo così, tradizionali, ma riguarda E si anche. collega, scusami, si collega anche al problema dei media, dei new media e quindi dei collegamenti che questo comporta. Anzi, riguarda forse soprattutto i nuovi media, i social in particolare, perché ormai sono milioni e milioni le persone che raccolgono le informazioni che poi utilizzano nella loro vita lì. Cioè saltando sostanzialmente ogni tipo di mediazione giornalistica e andando invece a delle fonti, le più varie, molte delle quali sono gestite opportunamente con grande abilità da soggetti che hanno in mente azioni di propaganda, non di informazione. Allora, questa è una delle grandi sfide. Se vogliamo fare un esempio semplice, semplice, ma molto chiaro. Il più
attuale e ultimo arrivato, ma fortissimo social network a livello mondiale è TikTok. TikTok nasce in un hub di creazione cinese, fa il giro del mondo, oggi ha centinaia di milioni, probabilmente miliardi di utenti, e in Cina è rigorosamente proibito. Allora dovrebbe essere abbastanza semplice capire che gioco c'è dietro queste partite. Un'ultima riflessione rapidissima su Erdogan. Io credo onestamente che la partita sull'Europa di Erdogan fosse, credo, nella bontà di quel progetto originale, ma credo anche che poi le cose della storia sono andate diversamente. Erdogan, per sua natura, almeno per la natura che da un certo numero di anni a questa parte ha preso, è più interessato a una lotta per la leadership del mondo musulmano, che è la sua vera sfida. Condivido. E anche queste, no, e anche questo punto di fortissimo attrito con Israele e con Netanyahu in particolare, che tra l'altro è lontano dalla tradizione turca, perché storicamente i due punti di riferimento più forti, o tra i punti più forti di riferimento di Israele, ci sono sempre stati la Persia dello Shah, ovviamente molto meno quella degli Ayatollah, e la Turchia. E invece da un certo tempo le cose sono cambiate, ma sono cambiate perché Erdogan è certamente impegnato in una lotta per la leadership del mondo arabo e musulmano, del mondo musulmano, i turchi non sono arabi, e questa leadership del mondo musulmano, come sempre, da almeno da alcuni decenni a questa parte, si gioca su Israele. Cioè Israele è il punto di, diciamo, di frizione o di guerra, in molti casi, intorno al quale, come fu per Nasser l'Egitto del suo tempo, è intorno a Israele che si giocano le partite di leadership del mondo arabo, ma a maggior ragione in un momento nel quale gli egiziani sono al tavolo delle trattative più o meno segrete, compreso il vertice di Roma di questa domenica, e l'Arabia Saudita è il principale attore degli accordi di Abramo fatti direttamente con Israele. Quindi posizionarsi da un'altra parte, che è quello che fa l'Iran, garantisce immediatamente una gigantesca rendita di posizione in tutto il mondo musulmano che non desidera accordi con Israele. Su questa traccia si inserisce anche il presidente turco Erdogan, che infatti usa parole incendiarie, nella perfetta, che quasi fanno di lui un compagno di avventura del leader di Nasrallah, leader di Hezbollah o dei vertici iraniani, perché nessuno tranne questi ha usato le parole che Erdogan ormai da un certo tempo usa nei confronti di Israele. Beh, tutto questo è dentro la grande sfida di chi è al vertice della rappresentanza del mondo musulmano. Erdogan si gioca questa partita. Condivido perfettamente, resta il particolare che l'abbiamo anche consegnato al delirio, dal mio punto di vista, certo, di Erdogan, e questo è un qualcosa, certo, che dovrebbe considerare. Ringrazio molto Roberto Arditi, che è direttore editoriale di formiche.net, e credo che valga la pena ricordare il suo libro, Rompere l'assedio, l'Occidente si salva solo se capisce le vere sfide del nostro tempo, per le edizioni Paesi, e a presto risentirci. Grazie. A presto e grazie.